Prego. Beh, intanto presentiamoci a questo punto. Io sono Bandin, sono un cantautore di base a Torino e siamo in questi giorni, insomma, a Roma e dintorni per presentare le nostre canzoni, canzoni più antiche, canzoni nuove, insomma, che poi prima o poi finiranno in un disco nei prossimi mesi, si può dire. Sono qui con la mia band, approfitto per presentare Massimo Battistiolli, che solitamente si occupa delle note basse, Alessio Boschiazzo, che solitamente si occupa di rulli, tamburi, tricchi e track, e il maestro Marco Zuppa, anche gli altri due sono maestri, però comunque il maestro Marco Zuppa suona meglio, che si occupa delle chitarre elettriche, dei suoni mirabolanti e probabilmente a breve anche di versarci un po' di vino, direi, comunque, in ogni caso, se volesse, se solo volesse. E oggi, insomma, siamo stati felici di essere qua a Torrita Tiberina, nelle valli del Tevere, qua a Casale Elettrico per Elettri TV, e abbiamo fatto i pezzi, insomma, che avrete sicuramente sentito prima nella diretta, che abbiamo eseguito, erano due pezzi, insomma, che portiamo in giro da un po'. E quindi eccoci qua, insomma, questa è la prima parte, la presentazione direi che può essere sufficiente. Venite dai castelli? Allora, ieri abbiamo fatto una tappa ai Castelli perché siamo andati a suonare il 1º maggio, lì a Velletri, questa manifestazione, anche questa molto bella, insomma, che propongono ormai da un po' di anni. Abbiamo scampato, direi, un ottimo acquazzone, siamo sopravvissuti, non siamo affogati. Poi, quando si è aperto un attimo il cielo, abbiamo fatto questo concerto molto molto intenso e interessante, anche, vabbè, A c'erano un po' gli altri. sostegno dei lavoratori, insomma. Per il 1º maggio, ovviamente, a sostegno dei lavoratori, come giusto che sia, voglio dire, perché poi il 1º maggio è una festa universale che deve essere sempre rispettata e nobilitata e onorata per quel che ci riguarda, ecco. Quindi Diciamo da presentatevi. dove veniamo. Magari diciamo da dove veniamo, insomma, possiamo pure parlare un po' così, insomma, no? Fare il solettino, fare contenuti, insomma, ecco. Allora, e verso il vino, dai, facciamo così, dai, sciogliamo le lingue col vino. Dell'ecoturismo offerto dall'ecoturismo deve Allora, noi farlo. adesso assaggiamo, insomma, questo vino offerto dall'ecoturismo Tevere Farfa, Sì, giusto? L'ho detto bene. d'Alessandria. Da Alessandro, che salutiamo e che ringraziamo per questo prelibatezza, insomma, perché qua ci stanno trattando, siamo abituati ormai a farci trattare benissimo, direi, quindi. Assolutamente, assolutamente. Allora, cosa possiamo dire? Intanto vado a togliere la cordiera così. La cordiera che fa un po' di Questo effetto, effetto. effettivamente. Bravo, bravo, Ecco, effetto effettivamente. questo effetto Allora, effettivamente. io non lo so, farei anche, insomma, parlare voi, nel senso, non è che posso fare solo one man show, no? Quindi mi sembra giusto che magari il maestro Zuppa possa introdurre, facciamo il giro. Posso introdurre un po', presentare questo tour, parlare un po' anche della musica, di quello che facciamo e poi approfondiremo, insomma, man mano che vogliamo approfondire, giusto? Tanto, Brindino, spostati, mi questo bel mini raccomando. tour, questo Mini tour, viaggio. mini, maxi tour, maxi tour. Allora, Allora, maestro, la parola al maestro Zuppa. ma intanto inizierei a dire che è sempre bello venire a suonare, cioè uscire a suonare è sempre bello. Puoi farlo in posti come Roma e dintorni, dove comunque sia c'è tantissima ospitalità e intrusi, con splendide No, ma quello è maglie. È il nostro manager che si introduce giustamente. È sempre molto bello comunque sia andare anche a suonare in posti dove c'è tutta questa ospitalità. È anche molto bello trovare realtà come queste, secondo me, Gigi, perché diciamo che ci danno modo di suonare, di avere del materiale, ci danno modo di fare qualcosa di bello, soprattutto perché adesso senza entrare nel dettaglio, ma io lo sai che c'ho sempre un po' di vis polemico ogni tanto, capita alle volte che non sempre le cose vadano bene, no? Per gli artisti. Ogni tanto si litiga, ogni tanto non tra artisti, ma sai, in realtà il business musicale è abbastanza spietato quando dovrebbe essere collaborativo. E certe volte posso trovare collaborazioni da parte di quello che può essere un'etichetta, un manager, qualcuno, no? Non ci si riesce a trovare proprio un accordo, no? E quindi capitano cose spiacevoli, no? Invece avere la possibilità di suonare in giro e riproporre il proprio materiale
in questo caso in materiale di Bandini, che comunque sia un ottimo cantautore, tra quelli che noi abbiamo a Torino sicuramente uno dei migliori, è sempre una cosa positiva, ecco. Quindi è una cosa che ci fa veramente molto piacere. Io ragazzi parlo tanto, quindi aspetto, se no non finisco più. Ma sì, hai preso il numero di Zuppa, sì, magari lo chiamiamo a suonare qualche altra volta, sì, sì, che sì. Ne dici? Per essere collaborativi, spiegami sto. Ah, ok, boh, sì, ero così. Beh, sicuramente conoscere realtà che possiamo definire resistenti oggi nell'Italia del 2019 comunque fa piacere, perché al di là adesso, voglio dire, di quello che può essere un discorso che non stiamo ovviamente ad affrontare qua, altrimenti diventa Radio Radicale davvero, poi Zuppa magari non è contento. Mandiamo un saluto a Radio Radicale, che salutiamo, ovviamente salutiamo, mandiamo un saluto e soprattutto il nostro sostegno. So che probabilmente cambierà poco nello scocchiere geopolitico italiano, però il nostro sostegno di Bandini e i suoi musicisti a Radio Radicale, ma sostegno comunque a realtà o comunque esperienze come questa qua, insomma, di questo casale bellissimo. Ci siamo persi 5 volte per arrivare, però poi fondamentalmente qua è praticamente un angolo di paradiso. È colpa degli americani, È colpa di Google che ha geolocalizzato male, ma ci può stare. Alla fine poi comunque non bisogna sempre pensare che perdersi è sempre un'avventura, no? E poi io sempre penso sempre una cosa, che poi alla fine uno dei miei motti è perdersi ma non disperdersi, perché perdersi è un conto, voglio dire, ci si può perdere nelle proprie cose, in un panorama, in una donna, in qualsiasi altra cosa, ma disperdersi è già un verbo che indica un'accezione negativa, no? Nel senso che le persone poi tendono comunque ad allontanarsi, a frammentarsi, eccetera. Quindi io auguro in ogni caso esperienze come queste, intanto di essere sempre più numerose, positive, appunto collaborative, che faccia network, eccetera, e che appunto aggreghino sempre più persone, in modo da andare anche poi un attimo contro, no, quella parcellizzazione, atomizzazione dell'individuo che poi ci porta, insomma, no, questa società dei giorni nostri che ci vuole tutti di corsa a comprare la macchina per andare al lavoro, per fare i soldi per pagare le rate della macchina che ti sei comprato, fondamentalmente. Quindi sto loop, diciamolo in fuori, il capitalismo, chiamiamolo anche capitalismo, sì, sì, ecco, sistema economico, sistema economico, ecco, mettiamola così, ma che poi si riflette, come giustamente il maestro sottolineava, anche purtroppo, no, nella gelosia dei rapporti, no, tra etichette, artisti, perché quando c'è poco le galline tendono ad azzuffarsi molto più violentemente, no? Poi è un leitmotiv della vita pubblica italiana in questo momento, praticamente aizzare la gente, ecco, contro degli altri poveri. Come dicevamo a Torino prima, la questione come si diceva Brasile, infatti, ecco, esatto, come noi veniamo, cioè, da Torino, quindi c'è una, che viene sovversiva per tutto, una situazione di militarizzazione della città assolutamente inaccettabile, tutto per sgomberare, voglio dire, in funzione di una riqualificazione che poi in realtà si chiama semplicemente regalare spazi pubblici a pochi noti, che non citerò per ovvi motivi di... Ma se poi cita, eh! No, ma io ho già robe con avvocati in ballo, direi che è così, no? Mi hanno già arrestato. Ma comunque informazioni facilmente reperibili, cioè, anzi invitiamo chi sta ascoltando, insomma, ad approfondire la questione dei notab e anche degli spazi occupati torinesi, insomma, della guerra e della repressione che si sta svolgendo nei confronti di questi soggetti qua, che noi ovviamente non appoggiamo, anzi, cioè, almeno io personalmente, poi probabilmente anche i miei musicisti, pena probabilmente la decapitazione, non appoggiano, insomma, queste politiche repressive nei confronti di qualsiasi forma di movimento. E quindi niente, per concludere questa piccolissima, direi, parentesi sull'attualità, farei dire magari qualcosa di più musicale al nostro Max, che è un po' la nostra mente più tecnica, possiamo dire, no? Visto, sì, sei anche molto social, però fondamentalmente tu sei un tecnico del suono, quindi magari puoi raccontare qualcosa degli aspetti che più ti sono piaciuti o meno piaciuti, insomma, in questi 3 giorni qua, visto che abbiamo fatto dei bei palchi, ma persino, cioè comunque in una situazione dove, che potrebbe sembrare una situazione di fortuna e di emergenza, comunque noi abbiamo fatto un bel concerto, ben sentito, no, tra queste 4 mura di questo casale qua. Che dici tu? Sì, cosa? Sì, le parole volentieri. Vino. Com'è il vino? Il vino è buono, ottimo. Parlava in fuori il microfono. Allora,
No, beh, la cosa più bella che ci è capitata è che portando a spasso le canzoni di un cantautore ci si scontra prima di tutto sempre con la questione quanto la musica possa portare come valore aggiunto alle parole di un cantautore. E direi che con Bandini, insomma, questa cosa la stiamo portando avanti al massimo delle nostre possibilità, dando anche delle sonorità che non sono così, così scontate per la musica cantautoriale oggi in Italia. E questo sbilanciandomi, ovviamente. Importante nel più. Altro fattore fondamentale è che, come sottolineava lui prima, in questi giorni abbiamo attraversato più parchi, abbiamo vissuto situazioni molto diverse da loro dal punto di vista musicale, tecnico e dal punto di vista anche proprio dell'evento che si assisteva. Quello che abbiamo vissuto oggi qua per Elettri TV è sicuramente il fatto che portare musica in un luogo dove si sta cercando di creare, chiamiamolo, un proprio ecosistema, un modello, insomma, che possa vivere di luce propria, mettere musica qui dentro è stato sicuramente molto emozionante, soprattutto perché non siamo in uno spazio dedicato a concerti, ma suonare insieme in un cascinale, comunque in un luogo dove c'è già vita propria, è stato veramente molto coinvolgente, questo senza ombra di dubbio, e spero che altre compagini musicali possano approfittare di questo enorme valore dato da Elettri TV e in generale da tutto l'ecosistema della Valle del Tevere, insomma. È stata un'energia, insomma, che è stata recepita. Sì, sì, ma è stata recepita. Poi parlo anche per altri, poi Bandini canta e suona e penso che l'abbia avvertito anche lui. Io personalmente, suonando, mi sono proprio sentito a casa. Quindi assolutamente questo spero che poi venga fuori in chi ha visto la diretta, insomma. Perché apprezzare lo showcase sui social, insomma, spero che venga fuori come noi l'abbiamo interpretato. E poi niente, la questione social della nostra band. Adesso, sì, sì, sì. Certo. La facciamo passare al nostro batteraio. Perché noi stiamo facendo, insomma, una specie di gara di contenuto, perché a volte si dice appunto, no, che fare le cose. Oggi sembra quasi che non abbia senso se non le metti online, no? Sui social, eccetera, però in realtà comunque abbiamo anche una nostra idea di contenuto, che è un'idea comunque più profonda di quella semplicemente, no, del social manager che ci impone di fare comunque le foto in ogni secondo. Cioè, abbiamo provato a farlo quasi per gioco, cioè nel senso, ci siamo messi là, ci pigliavamo in giro per culo ogni secondo, ah, più bello, fai contenuto, fotografa, eccetera, però per avere poi comunque delle tracce, no, di questa esperienza che poi ci porteremo avanti. Poi probabilmente il maestro Zuppa, con tutti i fegatelli che ha girato, ci farà il suo primo capolavoro, direi, la sua seconda opera prima, esattamente, quindi ci aspettiamo, tra l'altro, medio chilometraggio prima del contenuto. Già si parla dei 10 comandamenti di Kieslowski, probabilmente. Comunque, niente, a proposito del contenuto, secondo me Alessio è la persona giusta, perché in questi giorni ha imparato dal nulla cosa vuol dire fare contenuto. Ebbene sì, amici, sì, questa compagine, questa band fantastica, un po' per gioco, ma poi alla fine diciamo che la cosa bella del condividere un'esperienza positiva, tutte le sue tappe, ha un senso poi, diciamo, di socializzazione, anche di condivisione dei momenti belli sul social, cosa ben diversa invece magari quando uno appunto è a livello quasi come bulimia, no? Cioè fotografica, di video, posta ogni 3x2 in qualsiasi momento, che magari non ha un significato così alto, comunque così profondo per chi lo sta postando. Noi abbiamo cercato, io con l'aiuto dei maestri qua appunto vicino, su contenuti, che quindi ogni momento aveva un suo perché, aveva una sua entità, una sua essenza. Abbiamo cercato di fermarla post dopo post, tappa dopo tappa, e quindi per me, insomma, è stato molto coinvolgente e divertente anche condividere questa cosa qua. E quindi ringrazio Gigi, mi sarebbe piaciuto anche parlare a livello musicale, ma hanno detto già abbastanza tutti i miei colleghi qua, che posso dire questa cosa che diceva Max, condivido in pieno, sul fatto della musica cantautorale. La musica deve valorizzare il testo,
quindi deve essere di supporto, non deve andare sopra il testo. E in questo caso qua, nei pezzi di Gigi, è assolutamente fatto in modo profondo e accurato, secondo me, e è un piacere comunque poter interpretare, insomma, i suoi brani. E niente, questa è stata una grande avventura, il maestro Zuppa comunque è il nostro Kubrick, diciamolo, perché tra un viaggio e l'altro esatto, cercava di immortalare scorci di qua, scorci di là, insomma. Contenuti, ho imparato un pochettino anch'io a tirare come fuori i contenuti. Strategia comunicativa questo. Assolutamente. Adesso però l'uso dei social come strategia comunicativa è però passo la parola invasiva, diciamo. No, passo la parola a Gigi per spiegare bene questo passaggio. È venuto più o meno fuori perché il discorso è appunto, cioè comunque io da artista, cantautore, porto comunque in giro un contenuto già importante. Perché se senti, secondo me, due terzi, se non tre quarti, delle liriche, dei testi scritti oggi, prendendo per caso la top 10 magari, ma anche la top 50, chiamiamola così, si direbbe top 50 in Inghilterra, ma chiamiamola top 50, che gira, insomma, no, per radio, eccetera, se pigli la maggior parte delle cose, per quel che mi riguarda, io sento testi fondamentalmente da... famo quinta elementare, famo seconda media, per essere buoni. Diciamo, tra la prima e la terza media, ecco, mettiamola scuola così. Scuola dell'obbligo. Sì, scuola dell'obbligo, comunque scuola dell'obbligo. E quindi già il primo effetto, diciamo, quasi negativo rispetto a tutta la superficializzazione delle vite che poi corre sui social network è quello di dover creare comunque un'avventura che riguarda appunto qualcosa che poi comunica un significato molto più profondo e che utilizza anche, secondo me, a mio riguardo, dei codici molto più complicati e quindi di difficile fruizione delle persone che magari fanno un ascolto, non lo so, non dico superficiale, però magari accessorio della musica, no? Nel senso, magari accendono la radio quando vanno in macchina, ogni tanto si trovano qualche concerto con gli amici, e boom, però magari non hanno mai approfondito seriamente il significato di una canzone, di un testo, perché non è una colpa ovviamente, però cioè, sono tante persone, insomma, che hanno questo approccio qua. È un bisogno comunicazionale diverso. Esatto, poi in più aggiungiamo una cosa che secondo me è molto importante, che oggi secondo me c'è la musica, io ritengo sempre che la musica alla fine è l'espressione, una delle massime espressioni della società, cioè della cultura odierna, e è inevitabile che rifletta, secondo me, anche un decadimento, io lo chiamo decadimento ovviamente dal mio punto di vista, poi possiamo chiamarlo cambiamento, una diversità, insomma ognuno la può interpretare come vuole, però secondo me oggi, essendo la musica un'espressione, insomma, di quello che si vive in società, universale, esatto, un'espressione, voglio dire così, ha sempre utilizzato dei codici che sono vivi nella società, i codici di oggi sono molto semplificati e quindi sono molto più adatte, insomma, le robe molto semplici che passano, che si scrivono oggi, rispetto comunque magari a una canzone che scrivo io, dove provo a inserire delle rime, comunque dove approfondisco il contenuto, eccetera. Adesso non per vantarmi da solo, però lo noto tante volte quando magari vado a suonare in serate dove ci sono più artisti, c'è qualche artista che ha il testo più leggero, che fa più ridere, e si vede che acchiappa il pubblico diversamente. Faccio un esempio, poi la facciamo corta, per dirti, mese scorso io ho fatto una serata con un comico, sono stato con Torino Comedy Lounge, insomma, in cui alternavamo sketch del comico a miei pezzi, quindi io ho portato due pezzi più leggeri, dove hanno un testo, insomma, più leggero, e due pezzi che sono i due che ho fatto qua. Bellissimi, prima sono... questi due li ho ficcati in mezzo, mentre quello leggero ne ho messo uno all'inizio e uno alla fine. I nomi come dei bei. Allora, i due pezzi che ho fatto qua sono Il tempo dell'inchino, che parla, insomma, del bordello che ha fatto Francesco Schettino con la Costa Concordia, e Nel vento, che è un pezzo autobiografico, insomma, di quelle cose che nascono dopo mezza bottiglia di whisky e ritrovi sul tavolo lì, insomma, la mattina quando ti svegli, anzi il pomeriggio quando ti svegli. Mentre gli altri due pezzi sono due pezzi un po' più comici, più gioiosi, uno si intitola Una dedica molesta, un altro si intitola Cefalonia, tratto da una storia più o meno reale, insomma, di una proposta che mi avevano fatto di registrare un disco a Cefalonia, ma poi ovviamente, cioè, non c'era niente sotto sta roba qua, però comunque, insomma, io divertendomi ho tirato giù questa canzone qua. Quando io ho fatto le canzoni più gioiose, più simpatiche, con la battuta, eccetera, ovviamente
è vero che era un pubblico selezionato, insomma, per i comici, eccetera, ma comunque la gente è stata acchiappata così. Le altre canzoni sono stati molto attenti, ma comunque anche in altre situazioni dove, per dire, poi ci sono vari artisti che fanno anche, hanno dei registri diversi, capita a me di essere più in difficoltà nell'afferrare il pubblico. E questa è una difficoltà che appunto poi devi commisurare anche col fatto di dover, come dicevano loro, metterci una musica in mezzo che sia attraente, ma non l'esclusiva dell'attrazione del pubblico, perché altrimenti poi copri il contenuto, no? E dall'altra parte, insomma, di dover scrivere comunque delle cose anche con un sentire profondo, ma che riescano ad agganciarsi a quei codici che dicevamo prima. Quindi poi fondamentalmente un'impresa, potremmo dire, quasi titanica, e non dico impossibile, ma molto difficoltosa. Cioè, banalmente, quello che io traduco facendo una battuta con: se Fabrizio De André si presentasse a una casa discografica oggi portando una canzone di Marinella, Una bocca di rosa, Una guerra di Piero, gli direbbero: sì, bella, però senti, guarda.